La città spezzata è il titolo del libro di Leonardo Palmisano che si presenta oggi qui ad Avellino, editore Fandango Libri, un testo che si occupa di quelle che sono le dinamiche sociali, ma soprattutto le dinamiche della malavita nel sud d'Italia e in particolare in Puglia. Ne abbiamo parlato con l'autore. Sì, un libro che colma un vuoto di conoscenza sul quarantennio della mafia barese, la mafia feroce che ha visto importanti narcotrafficanti essere determinati ancora oggi nell'investimento di denaro sporco nell'economia cosiddetta legale. Una città che non ha voluto per esempio raccontarsi quanto l'attentato contro il Petruzzelli, il rogo del Petruzzelli, fosse in realtà un attentato mafiopolitico, come dice anche una sentenza passata in giudicato, una città che dimentica per esempio che nel crack della sua banca più importante, la Banca Popolare di Bari, crack recente, c'è molto probabilmente anche un filone che riguarda l'investimento del crimine. E questo stona un po' con la narrazione, la mistificazione prodotta da una certa narrazione politica che vuol raccontare Bari come una delle città più vivibili d'Italia, quando le statistiche del Sole 24 Ore invece dicono che è al 72° posto, dove l'ultima è Foggia drammaticamente. Se vogliamo, è un po' il declino demografico che ci spiega come la qualità della vita stia impattando negativamente sulla vita delle persone, mettiamola così. Infatti Bari perde circa da 4 anni a questa parte 3.000 residenti l'anno, non soltanto perché i nati sono nettamente inferiori ai morti, ma perché va via popolazione in età attiva, perché evidentemente non si vive bene come viene invece raccontato. Lei si è occupato di diverse inchieste, spesso aventi come oggetto la criminalità organizzata. In particolare si è occupato anche delle connessioni tra la mafia pugliese e le nuove mafie che vengono dal sud del mondo. Sì, diciamo che da noi, essendo la nostra una mafia levantina, il rapporto per esempio con la mafia balcanica, le mafie balcaniche e quella albanese è un rapporto di lunga data, perché noi frequentiamo molto i Balcani frequentano molto noi, e dalla guerra in Jugoslavia, da quando Francesco Prudentino era a capo del contrabbando internazionale di sigarette, che aveva sede nel Montenegro, in cui noi abbiamo una relazione molto molto stretta con l'altra sponda dell'Adriatico. Quindi le mafie pugliesi hanno sempre guardato all'Adriatico come fosse un'altra provincia d'Italia da mafiosizzare. E quello che emerge chiaramente è che si è estesa la rete. Noi adesso abbiamo i georgiani, per esempio, che hanno preso sede a Bari. C'è stato un importante omicidio di un georgiano del clan Shurazze anni fa, fatto trovare questo cadavere pieno di tatuaggi che segnalavano l'importanza, il rango, il prestigio e il lignaggio di questo georgiano, il che vuol dire che noi siamo dentro un tessuto davvero transnazionale. Bari è una delle capitali delle mafie che dall'Italia si dipartono e vanno verso l'est e dall'est arrivano in Italia. La sua attività le ha comportato anche dei problemi, delle minacce in passato, probabilmente proprio provenienti da questi ambienti. Sì, anche. Però devo dire che la macchina dello Stato, come anche la solidarietà da parte di tanti colleghi, di tanti giornalisti e autori, è quella cosa calda che ti fa dire che non stai rischiando la pelle, ma stai semplicemente facendo il tuo lavoro. Che cosa dice alle altre città del sud, come per esempio Avellino, il suo libro, quello che oggi presentiamo qui? Ma racconta il declino demografico delle città euromediterranee, racconta il mancato riconoscimento della bellezza dei nostri territori, che è una bellezza di comunità che va insegnata dentro le scuole e andrebbe insegnata anche ai genitori. Racconta il fatto che io sono certissimo che se c'è possibilità di rinascita vera e di resilienza vera in questo paese tutto è solo partendo dal sud. E mi preoccupa il fatto che il PNRR al sud porterà un qualcosa che rischia di arricchire, di produrre lavoro soltanto per le imprese del nord. Beh, io dico questo agli amministratori delle città meridionali e ovviamente ai presidenti di regione, a partire dal mio che conosco molto bene, Michele Emiliano. Portiamo avanti dei progetti che complessivamente parlino di sud, per le imprese del sud, per produrre occupazione di meridionali.